Una visita di prestigio, l'ennesima per la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella. L'ex ambasciatore all'ONU, Francesco Paolo Fulci, ha ammirato le stanze che furono di Lucio, Casimiro e Agata Giovanna, parlando delle possibilità di collegare la Casa Museo ad un circuito internazionale in grado di veicolare fuori dai confini il nome di Villa Piccolo. Ero già stato a Capo d'Orlando in occasione delle elezioni del 58 e del 63. Mio padre era candidato nel Partito Liberale assieme a Gaetano Martino e anzi proprio in questi giorni nella mia casa di San Filippo sto rivedendo gli archivi di quell'epoca e non senza commozione ho trovato una lettera di Vincenzino Giuffrè, un vostro conterraneo, che a quell'epoca era il capo dei liberali di Capo d'Orlando. Fulci, messinese di nascita, ha servito l'Italia in importanti capitali mondiali come Tokyo, Parigi, Mosca, prima di essere ambasciatore alla NATO a Bruxelles. Per il presidente della Fondazione Piccolo, Giuseppe Benedetto, una visita che affonda le radici in un antico rapporto amichevole. A me fa molto piacere per due aspetti, come presidente della Fondazione perché un personaggio illustre di questa terra, come ha avuto modo di dire lei, è giusto ed è bene che conosca Villa Piccolo, che poi è anche parte della sua storia, come ci sta spiegando. E poi anche personalmente, se mi consente, perché io ho conosciuto il papà dell'ambasciatore Fulci, che era il deputato liberale quando io, giovane diciottenne, mi iscrissi alla Gioventù Liberale. Era l'onorevole Fulci, che all'epoca fu un primo mio impatto con il mondo della politica, per cui c'è un doppio aspetto, c'è un aspetto, come dire, personale e anche uno in questo momento istituzionale da presidente della Fondazione, che mi rende particolarmente gradita la visita dell'ambasciatore.